In questo video vi mostrerò come fare il vaso. Il vaso per contenere ad esempio un bouquet di fiori, di rose o quello che preferite. Allora, per fare il vaso abbiamo bisogno di 4 palloncini. Scegliete due colori che si abbinano meglio ai vostri fiori. Io ho scelto il fucsia e il bianco. E iniziate da uno dei due colori, indifferentemente. Per prima cosa dobbiamo prendere la misura del gambo dei fiori. Quindi prendete la circonferenza dei vostri gambi. Facciamo finta che i miei fiori possano stare in questo spazio e fate una torsione. Poi unite l'inizio del palloncino a questa torsione, lo fate girare un po' e poi lo fate passare all'interno del cerchio in modo da fermarlo. Poi facciamo una pallina e la andiamo a far girare su se stessa. A questo punto tagliamo un palloncino che ci è rimasto, facciamo uscire l'aria e facciamo un nodo. Adesso prendiamo l'altro colore e con la parte iniziale andiamo a farlo girare attorno alla pallina e facciamo un nodo. Del palloncino precedente. Prendiamo la misura, facciamo la torsione a questo punto. E andiamo ad unire le due parti. Anche questa volta facciamo un'altra pallina che facciamo girare su se stessa. Prendiamo l'altro colore, facciamo sempre fare un giro attorno alla pallina e prendiamo con un nodo. Poi la nostra pallina iniziale, prendiamo la misura della circonferenza, facciamo la torsione e andiamo ad unire le due parti. Siamo pronti per fare di nuovo la nostra pallina e farla girare su se stessa. Come al solito facciamo uscire l'aria. Stessa cosa con l'ultimo palloncino bianco, quindi facciamolo passare attorno alla pallina e facciamo un nodo. Circonferenza, facciamo la nostra pallina. Abbiamo quasi finito il nostro vaso. L'ultima cosa che ci rimane da fare è prendere un palloncino di uno dei due colori che avete scelto e farlo girare attorno ai quattro palloncini. Facciamo un nodo. Una volta tagliato
Non ci resta che riempirlo di fiori. Ciao a tutti!